Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Le donne della famiglia di Abram. Sarai, Milca, Isca. Esaminiamo oggi le figure di tre donne, tutte discendenti di Noè e di Sem, legate direttamente alla famiglia di Abram. Le esaminiamo insieme perché le accomuna la stirpe e il valore simbolico del nome, attraverso il quale manifestano al popolo eletto una chiara profezia di regalità. Si tratta di Sarai, figlia di Terach e sorella di Abramo per parte di padre ma non di madre, di Milca e di Isca, le nipoti di Abramo, figlie di suo fratello Aran. Su Sarai, per la sua rilevanza, torneremo più puntualmente. Ci limitiamo adesso a esaminarne il nome, che descrive propriamente una donna di alto rango. È il femminile di Sar, che vuol dire notabile, capo, condottiero, e quindi può tradursi come principessa, donna di nobile stirpe. Eventualmente, dato il suffisso, che scomparirà quando la donna riceverà da Dio un nome nuovo, mia principessa, mia nobildonna, con un termine di sapore arcaico, propriamente, madama. Accanto a Sarai, altri due nomi di donna si trovano in Genesi 11, quelli di Isca e di Milca, le sorelle di Lot, figlie di Aran, che era fratello di Abramo, di Nacor e di Sarai. Sono dunque le nipoti di Abramo. Il nome di Isca lo troviamo soltanto qui in tutta la Bibbia. L'etimologia è incerta, però si può mettere in relazione con varie valenze positive che la Bibbia assegna alle donne, e in particolare con l'autorità che la figura femminile, con il suo ruolo di sposa e di madre, ha nella casa. La stessa dimensione di autorevolezza la troviamo anche nel nome di Milca, la sorella di Isca, che sposerà Nacor. Nacor è il fratello di Abramo e quindi anche il fratello del padre di Milca, Aran. La radice di Milca, la radice del nome, è molto vicina al tema della regalità. Il nome Milca si può intendere proprio con il significato di regina, moglie di re, perché la vocalizzazione è poco diversa. Regina in ebraico è Malkà e qui abbiamo Milca, cambia soltanto una vocale. Questa donna è una vera matriarca. È una madre prolifica di figli. Ne ha 8. Li genera a Nacor e ne abbiamo anche una lista. La definizione figlio di Milca ricorre nella Bibbia e in particolare è usata da Rebecca per definire suo padre. Milca, Isca e Sarai condividono nel nome una profezia di nobiltà e di benedizione. Sono donne di rango alto, sostegno della famiglia, supporto della discendenza regale. Sono principesse e donne autorevoli. Sembrano il fiore all'occhiello, l'elemento di pregio di questa discendenza che assicura al popolo la regalità pensata da Dio.